Cari amici di Poltronissima, oggi qui al CDH di Domenico Barbano e Mirella Rocca siamo molto felici perché abbiamo un ospite eccezionale, una persona che è nel nostro cuore, che finalmente è tornata a Torino, perché lei è nata a Torino, ed è Maria Teresa Ruta. Ciao Maria Teresa! Caffè pagato, guardate, cioè è scontatissimo tutto ciò che hanno detto. Non è vero niente, fino un attimo fa neanche quasi mi aprivano. Ma pare che c'era lei che mi ha detto vieni a vedere l'Accademia, magari qualche volta vieni a fare una lezione. Ho detto subito sì, loro si stavano imboscando, sì così ci ha beccati. È andata così. Maria Teresa, siamo molto contenti che tu sia qui, anche perché oggi parliamo di un progetto bellissimo, questo progetto che si chiama Lividi, e devo dire parte tutto dalla tua testimonianza all'interno del Grande Fratello, di questo tentativo di stupro che tu hai subito nel 1980 e hai voluto raccontarlo. Da lì è nato questo bellissimo progetto musicale, ma non solo, raccontacelo. Certo, e ho sentito l'esigenza di raccontarlo nuovamente. L'avevo raccontato tantissimi anni fa, quando c'era stato il delitto di Simonetta Cesaroni, io conducevo Una Mattina, e quindi mi era sembrato giusto finalmente poter dire questa cosa che tenevo sempre dentro, anche perché Rosalinda aveva appena raccontato, Adua del Vesco Rosalinda, certo, aveva appena raccontato di aver subito una violenza completa all'età di 12 anni. Voi potete pensare che cos'è una bambina che subisce questo, che trauma incredibile. E allora, per far sentire anche la mia vicinanza a lei, ho raccontato la mia esperienza e abbiamo cercato di dare un segnale alle ragazze, perché in effetti anche noi non avevamo denunciato, e sono tantissime, siamo veramente, le denunce sono solo la punta dell'iceberg. Questa è una settimana particolare, c'è stata l'8 marzo, quindi sono dei giorni particolari in cui siamo tutti più tra virgolette sensibili, ma quella di cui parliamo noi è una violenza di genere che va verso le persone indifese, che possono essere i bambini, che possono essere i ragazzi, di qualsiasi tipo di rapporto sentimentale, che sia ovviamente eterosessuale o omosessuale. Non cambia assolutamente nulla, la violenza c'è quando c'è una persona violenta. Durante questa nostra narrazione, sia Roberto che Neri Meri, che è la vincitrice di Sanremo New Talent, si sono particolarmente emozionati e hanno deciso di stendere un testo che parla di un amore malato, perché ci sono delle persone che dicono di amarti, però quello non è amore. Che ti scongiurano di essere perdonati, e tu li perdoni la prima volta, poi la seconda, poi la terza, e entri in un giro vizioso per cui loro non riescono neanche a fermarsi. Sono persone che devono semplicemente essere fermate e curate inizialmente, la maggior parte. Certo. La maggior parte. E dobbiamo anche ricordarci che non possiamo farcela da sole. Il messaggio è questo: la Vero. Musica spesso lascia dei messaggi, non è per fare una canzone, ma per lasciare un messaggio che, se non ci facciamo aiutare, se pensiamo di farcela da sole, se va bene, resteranno solo lividi, ma potrebbe andare peggio. Hai ragione. E c'è un'altra, però trovo bella cosa in questo progetto. Tu hai accennato a Roberto, a Neri Meri e alla scrittrice, poi anche Laura Valle, che vi ha aiutato. Quindi una grandissima squadra. Quanto la squadra in questo progetto è stata vincente? Beh, devo dirti che quando io sono uscita dalla casa del Grande Fratello e mi hanno fatto vedere il video di Lividi, sono rimasta veramente scioccata, perché c'è anche la casa di produzione dei ragazzi giovanissimi che hanno voluto proprio realizzare questo messaggio internazionale, perché come vedete il video è internazionale, parla in italiano, è cantato in italiano, ma il video parla inglese prevalentemente, proprio perché purtroppo la violenza è trasversale. Pensiamo ai paesi dell'est, eccetera, ai paesi, se andiamo in Oriente, le bambine schiave, insomma, ci sono tantissime cose nel mondo che dobbiamo cambiare e per le quali dobbiamo avere grande sensibilità. Laura Valle ha voluto dare anche lei il suo contributo, e la ringraziamo moltissimo, perché è una giornalista, scrittrice, direttore, una grande donna, sempre sensibile. E però quella che forse, al di là di Roberto, che è ovviamente una parte di me, però quella che ci ha messo di più è Neri Meri, perché quando ha cominciato a cantare la canzone, scrivere il testo è stato bello, è stato importante, è stato lungo, ma cantare
pensare è stato difficile, è stato molto difficile, e quindi ci sono stati dei punti, dei momenti in cui Neri Mary ha dovuto fermarsi e riprendere il giorno dopo, perché non ce la faceva più ad andare avanti a cantare quelle parole. Ed è stato molto emozionante. Senti, Roberto ha realizzato anche questa canzone con un misto di pop rock, e devo dire si è commosso, so, ed è riuscito ad arrivare al cuore tuo, ma al cuore della gente, ecco. Ma cos'è stato che gli ha scatenato tutto questo, Pia Teresa? Ma lui aveva anche ascoltato di Enzo Rossi Rose Spezzate, e quindi aveva collaborato a quella stesura, a quei tempi, però non voleva fare una canzone melodica, voleva proprio una canzone rock, una canzone per le ragazze, per le giovani, e una canzone con un po' di trap, se vogliamo, anche senza spingerci così avanti, però che fosse riconoscibile proprio da questo pubblico giovane e un po' trasversale, che affrontasse l'argomento ma a muso duro, cioè con i pugni, e quindi ci ha messo tutto il rock, le chitarre che poteva, insomma hanno collaborato artisti eccelsi, e io veramente ringrazio tutti quanti. Adesso stiamo pensando anche di farne una versione solo voce e pianoforte, come fosse, non so se vi ricordate quando Lina Sastri a volte fa dei momenti un po' particolari, sì, eccetera, sì. Vogliamo farne una versione voce e pianoforte, e vorrei che fosse cantata da tanti artisti e da tante persone. Bello. Io l'ho già mandata a Vladimir Russuria, gli è piaciuto moltissimo, quindi vorremmo farne poi più avanti un secondo momento dove magari siamo in tante a cantare, ma non tanto a cantare ma quanto a recitare questo testo, a dichiarare questo manifesto. Infatti è bellissimo, e tutto questo è veramente molto bello, un'idea molto particolare che ci sta. E allora io ti voglio chiedere, ma che cosa tu diresti adesso, in questo momento, a tutte quelle donne che non hanno il coraggio di denunciare, che si sentono ingabbiate, o che magari addirittura dicono sì, questo uomo forse ha le sue ragioni, gli do anche ragione in un qualche modo, e resistono a queste violenze, per liberarsi? Non è facile, perché la maggior parte di queste donne viene tenuta sotto scacco anche da un punto di vista economico, dal compagno, dal marito, ma parliamo anche di relazioni omosessuali. A volte ho trovato delle storie di ragazzi che hanno magari un uomo più grande che ha una violenza che però è magari solo verbale e magari psicologica, ma anche quella è violenza. Non dimentichiamoci che spesso ci sono persone che vogliono avere il potere su altre persone, e questo è il problema. Quindi bisogna parlarne con qualcuno, cercare ovviamente di allontanarsi da questa persona laddove è possibile, o comunque, se non vogliamo denunciare, trovare la soluzione per fuggire, perché noi purtroppo anche in questi primi mesi di questo anno abbiamo visto che ci sono state tante denunce da parte di donne che si volevano separare dal marito, che hanno denunciato proprio il marito e il compagno, e che sono purtroppo morte proprio in questi giorni, saranno almeno 3 o 4 che avevano già denunciato. Quindi sembrerebbe quasi, e questo fa rabbia, sembrerebbe quasi che la denuncia non basta, ci vuole una rete sociale che però l'Italia sta attivando. Questo è già un bel segnale, Maria Teresa. Senti, io vorrei soffermarmi un po' più sul titolo, Lividi, perché i lividi è vero che sono quelli esteriori, ma sono anche quelli che ci rimangono tanto dentro, che arrivano nel fondo del cuore. E attraverso anche la parte strumentale di questa canzone emergono tanti aspetti belli che vorrei che raccontasse il nostro pubblico. I lividi restano, come tu dici, dentro, sono quelli che si vedono, quelli che ti scioccano di più, no? Quando vedi una ragazza ti dice ho battuto contro lo sportello della cucina, no? E sono le solite scuse, e sulle solite scuse non dobbiamo fermarci, dobbiamo andare da questa persona e dire raccontami tutto, che cosa è successo, io ci sono, e se
posso, ti vorrei aiutare. Poi ci sono quei lividi che restano dentro e che restano blu, e sono le cicatrici degli episodi gravissimi che uno vive nella propria vita. E nella versione strumentale di Roberto, come dici tu, ha cercato di mettere dei suoni forti che rappresentano proprio i cazzotti e i lividi che restano, e questa chitarra così rock che urla praticamente questo grido di dolore. Io sono a terra e ti scongiuro, cerco i tuoi occhi e tu sei come un'eclisse che copre il sole, perché poi queste persone, quando tu gli dici fermati, loro non ti guardano e quindi non riesci neanche a incrociare il loro sguardo per poter impietosire. E quindi che maledetta paura di morire. Questa è la frase su cui hanno dibattuto molto, se metterla o non metterla, perché purtroppo è una frase molto forte. Però credetemi, io che l'ho provato, erano due ragazzi, io avevo i camperos, ho dato calci da tutte le parti, poi ovviamente sono svenuta, però all'inizio la fottuta paura di morire ti blocca e tu resti lì e pensi di non poter fare niente. In effetti è vero, ti dicono sempre è meglio non reagire, però se non reagisci poi che fine fai? Appunto. E quindi insomma è difficilissimo e terribile trovarsi in questa situazione. In questa settimana dove sto parlando così a cuore aperto, lanciando lividi, beh, mi stanno arrivando tantissime mail, tantissimi messaggi nelle direct, ma voi non potete immaginare, ma quante ragazze, addirittura due cuginette mi hanno scritto che una persona di famiglia, amica, un uomo amico della nonna, sì, gli ha detto di fare tutto questo come un gioco, e loro erano bambini, avevano 10 anni, certo. Si sono rese conto dopo, in due sono state circuite in questa stanza per fare un gioco, di non dirlo a nessuno perché era un gioco un po' particolare che la nonna non avrebbe capito, certo. E comunque sono, cioè, sta venendo fuori veramente un'immensità di dolore. E io credo, dal momento che sto pensando di procedere anche in un certo verso, perché ci sono state anche all'interno del Grande Fratello a volte dei momenti un po' particolari, sì, di cui, sì, non voglio parlare, però sto pensando che questi momenti non possono passare inosservati e credo che fonderò un'associazione. Bravissima, è un'idea veramente bellissima, perché comunque è come abbracciare tutte queste persone. E in effetti, a proposito di abbracci, tu sei un personaggio che entra nelle case delle persone e che le abbraccia, perché io personalmente mi sono sentito così, sempre abbracciato da te. E allora ti vorrei chiedere quanto è importante che un personaggio pubblico come te affronti questi problemi, questi argomenti, e che combatta come stai facendo tu. Ma guarda, ognuno di noi ha sicuramente, è una persona, quindi ci sono persone che magari giocano alle macchinette, ci sono persone che bevono qualche alcolico di troppo, ci sono persone che fumano troppo, ognuno di noi sicuramente ha qualche vizio e tante virtù, però credo che il personaggio pubblico, raccontando quelli che possono essere i propri vizi o i propri momenti difficili, possa sicuramente essere terapeutico per le altre persone. Io non mi tiro mai indietro, anche laddove il protagonista sono io, e penso a Gwenda quando mi ha detto: mamma, ma io mi sono sentita tradita, mi sono sentita abbandonata quando ti sei innamorata di Roberto. È ovvio che lei aveva confuso un po' le date, non aveva 17 anni ma ne aveva 19, aveva già cominciato una sua relazione sentimentale, e io pensavo di avere di fronte una ragazza molto adulta, perché già rappresentava l'Italia all'estero con i suoi concerti di pianoforte, andava a Shanghai, a New York, io mica l'accompagnavo. Pensavo di avere di fronte a me una persona adulta, invece avevo ancora una ragazza col cuore fragile, ed è stato bello poter dire: scusa, ma ho sbagliato, non ho capito, non ho compreso, avresti dovuto dirmelo prima. Lei non me lo diceva perché non voleva intristirmi, però ci siamo parlate, e credo che anche questo, dire ho sbagliato, perché non si nasce genitori, si prova a farlo nell'arco della propria vita, ma si sbaglia, perché si sbaglia sempre, e si diventa genitori grazie ai figli, perché sono i figli che poi ti aiutano a diventare un buon genitore, perché se hai un figlio
è dura, no? quindi nel senso che è facile quando hai un figlio buono, gentile, bravo a scuola, che ha tante compagnie, eccetera, no? Ma fai il magari il genitore di un figlio un po' temperamentoso, è un pochino più complesso e magari non ci riesci. Poter dire ho sbagliato, io penso che un personaggio pubblico, proprio perché pubblico, deve raccontarsi totalmente, e credo che un personaggio pubblico come un politico, come un personaggio dello spettacolo, deve essere trasparente, deve dire quanto spende per la babysitter, quello, tutto, deve raccontarsi tutto, perché se no non è più un personaggio pubblico, diventa un personaggio privato, allora non ha diritto all'applauso, perché la nostra gratificazione è l'applauso del pubblico, sono le mail, sono i messaggi che arrivano dal pubblico che ti dice Maria Teresa ti voglio bene, Maria Teresa sei la mia idola, Maria Teresa qui, oppure mi fa un bel applauso, e quindi quello me lo devo meritare, come? Raccontandomi. E tu ti racconti molto bene perché arrivi al cuore delle persone, Maria Teresa, io non finirò mai, non smetterò mai di dirlo. Tra l'altro oggi siamo appunto qui, gli studi di Poltronissima, all'interno del CDH, del Cinema District Hub di Domenico Barbano e Mirella Rocca, e ci sono tante ragazze che sognano di entrare nel mondo del cinema, nel mondo della moda, nel mondo soprattutto di quello che è anche la televisione. Allora, visto che insomma tu sei l'emblema della televisione, ma anche del cinema, ma anche della moda, sei tanto, vorrei che potessi dare, lanciare un messaggio a queste ragazze, intanto per non perdere di vista i loro obiettivi, ma rimanendo autentiche. Sì, ora è un momento storico difficile, ma noi pensiamo e speriamo che questo momento storico difficile possa passare il più breve tempo possibile. Però è ovvio che questo è un mestiere che si fa solo, credetemi, se si ha il fisico. Perché la prima volta ti dicono no, la seconda volta ti dicono no, la terza volta ti dicono no. Quindi se tu hai il fisico e resisti e provi e provi, mia mamma mi diceva ti chiudono la porta e tu entra dalla finestra, si chiude anche la finestra, vedrai che prima o poi un portone si apre, e io aspettavo, io ho fatto tanta gavetta, adesso voi avete l'opportunità di avere i social, attraverso i social potete far ascoltare la vostra voce, la vostra musica, potete far vedere il vostro bellissimo viso, diventare, facendo la scuola qui per esempio, brave nel make up e quindi raccontare come si fa il make up, il contouring, tutto quanto, e diventare magari famose come Giulia Salemi. Cioè ognuno di voi, in base a quello che ama fare, potrà assolutamente farlo. Abbiamo visto che le sfilate in maniera diversa, ma ci sono state anche quest'anno, certo in maniera diversa, però poi si riprenderà la vita normale e chi sarà pronto avrà una chance. Non smettete mai di credere nel vostro sogno, tenetevi sempre un lavoro alternativo, anche la parrucchiera va benissimo, qualunque lavoro va benissimo, però imparatene uno di lavoro, di modo che non dovrete mai dipendere soltanto dal vostro sogno, perché dipendere solo da un sogno diventa magari impegnativo e complicato. Così potete studiare, magari lavorare e intanto provare la vostra carriera tra virgolette artistica, magari quella teatrale. Guardate che poi non è detto che quello che avete in mente sia la cosa giusta. Questa è un'altra sfiga, voglio dirvi. Io volevo fare la cantante e volevo diventare brava come Mina. Volevo fare l'attrice, volevo diventare comica come Monica Vitti, che magari voi non conoscete, ma diciamo come una delle grandi attrici comiche che ci sono adesso, no? La Cortellesi, per dire, ecco, volevo diventare una Cortellesi. Oh, mi hanno fatto fare la conduttrice, giornalista, scrittrice. Sono contentissima lo stesso, però non erano proprio i miei sogni. Ma mi è andata, posso dire, di culo? Posso dirlo? Di si culo. Può dire. Quindi, iniziando un percorso, magari troverete che siete più adatte, perché ognuno di noi è adatto per qualche cosa. Magari siete adatti per la fiction e non per il teatro, o viceversa. Magari volete fare le indossatrici e poi scoprite che parlate anche molto bene, e quindi magari vi si può dare un microfono in mano e potete fare la giornalista. E quindi, se avete un sogno artistico, coltivatelo, però non pensiate che soltanto attraverso il web e soltanto attraverso i social vi potete far conoscere. Quello sì, sicuramente sarà importantissimo, è una cosa che noi non avevamo, potrete incuriosire, ma quando andrete al vero provino, al grande appuntamento, dovete essere prontissimi, portatevi scarpe di riserva,
giacca di riserva, perché magari cercano una rock e voi vi state presentando col taglierino e quindi non siete idonee, portatevi le forcine e sempre una borsettina di trucco dietro, mi raccomando, non si sa mai. E se vi domandano: ma guarda, c'è la parte di una ragazza che deve andare a cavallo, sai andare a cavallo? Dite sì, sempre, anche se ne avete paura, tanto prima che vi prendono e prima che girate avete 15-20 giorni, magari 3 mesi, imparate anche ad andare a cavallo, perché per questo mestiere si impara a fare tutto. Ma perfetto, ragazze, non avete scampo, eh? Dovete seguire i vostri sogni e siamo sicuri che in qualche modo riuscirete ad arrivare veramente dove volete. Adesso la domanda la faccio io a voi. Ma in questi 5 mesi che io sono stata dentro la casa del Grande Fratello e voi mi avete visto, ma voi che avete fatto? Noi ti abbiamo sempre guardato 24 ore su 24. Ho fatto qui, fatto. Lo so che purtroppo i noi abbiamo continuato con la radio, tu lo sai, perché alla fine abbiamo cercato di mantenere soprattutto la luce per dare speranza anche a tutti quegli artisti che in qualche modo erano bloccati. Quindi a questo punto di vista abbiamo continuato dall'anno scorso a marzo, sempre. E perché c'è la voglia di condividere la progettualità, di andare avanti e non fermarsi mai, anche se il contesto storico non era facile. E poi ci si prepara. Lo so che è una preparazione un po' lunga, quindi minimo si sarà perfetti ad un certo punto. Però ci si prepara veramente a quando si potrà di nuovo fare qualche cosa, offrire qualche cosa alle persone che stanno aspettando questa energia positiva, questa voglia di vita che comunque vediamo negli occhi, che in alcuni si sta spegnendo. Quindi noi abbiamo continuato la radio per mantenere sempre un po' un luccichio almeno in fondo. Però aspettiamo il momento in cui farli proprio brillare questi occhi. Allora, io devo dire, insomma, oggi Maria Teresa ci ha regalato tante emozioni, perché ogni volta Maria Teresa è autentica. E io vorrei concludere questa intervista con un messaggio positivo che tu riesci sempre a dare in ogni occasione, perché tu hai questo sorriso che ti contraddistingue, anche se qualcuno lo critica, tu non perderlo mai, ti prego Maria Teresa, perché mi ha dato molto fastidio sentire questi discorsi. Il sorriso aiuta e tante volte combatte anche i soprusi, combatte anche quegli atteggiamenti di rivalsa, quegli atteggiamenti che ci infastidiscono. Un sorriso combatte tutto, quindi tu non perderlo mai. Però lancio un messaggio anche positivo a tutte quelle persone che in questo momento stanno facendo un po' fatica. Certo, io devo scusarmi con il pubblico che magari in questo momento ci sta ascoltando, ci sta vedendo e che magari sta giustamente pensando: ma perché la Ruta sorride sempre? Io sono qui, ho perso il lavoro, sono in una situazione complicata, non riesco a pagare le bollette, i miei figli stanno tutto il giorno attaccati a questo cellulare, hanno solo lezioni online, non riescono più ad abbracciare i loro compagni, non riescono più a giocare. Le problematiche sono veramente tantissime, io me ne rendo conto. Io cerco di portare leggerezza nei programmi che faccio, dove mi chiamano, perché mi reputo una persona molto fortunata, sono riuscita a fare il lavoro che desideravo tanto, sono nata in questa parte di mondo dove sembra quasi sempre tutto possibile, o dove comunque non ci sono delle guerre in atto e dove non si muore di fame, e quindi ho il rispetto ogni mattina quando mi sveglio di ringraziare il Signore perché mi sono svegliata anche questa mattina e di poter provare a scrivere una pagina nuova della mia vita. I dolori ce li abbiamo tutti quanti, le difficoltà sono di tutti e ogni famiglia all'interno proprio della propria famiglia ha delle situazioni complicate. Voi lo sapete che mio fratello è rimasto in coma a lungo tempo prima di che io entrassi nella casa del Grande Fratello, e l'ho fatto anche per lui perché almeno potevo fargli compagnia attraverso il televisore, visto che in ospedale non potevo entrare. E si fanno a volte si fa vedere, il personaggio di solito fa sempre vedere il lato allegro, giocoso, brillante, perché vuole ovviamente alleggerire quel momento, quella mezz'ora di televisione. Io sto vivendo con voi un momento difficile. L'anno scorso la campagna pubblicitaria per lo spettacolo di Gwenda, la pianista perfetta, l'abbiamo fatta, abbiamo
fatto tutta la cartellonistica, abbiamo pagato tutto, abbiamo ovviamente pagato le maestranze, però lo spettacolo non si è fatto. E quindi non è soltanto ovviamente la perdita economica, ma è proprio il dispiacere di non aver potuto ricevere l'applauso del pubblico. E siamo tutti scioccati, sconvolti da questo momento. Io posso solo sperare che passerà. Credo che lo Stato in qualche modo qualche cosa abbia fatto. Non so se poi è stato tutto perfetto, perché questi ultimi 5 mesi non sono riuscita a seguire. Naturalmente, se abbiamo cambiato governo, qualche cosa forse non è riuscito proprio perfettamente, però si cerca sempre di migliorare. È un momento storico difficile per tutto il mondo. Questo non è che ci deve consolare, però ci deve far capire che proviamo tutti quanti a tirare un po' la cinghia e soprattutto a pensare alla nostra salute, che è la cosa più importante. Io vorrei abbracciare fisicamente, metaforicamente, visto che fisicamente non si può fare, tutte le persone che hanno perso un caro. Tutti quanti noi abbiamo perso qualcuno per il Covid e questo è stato un dolore immenso per tutti quanti noi. Siamo tutti in questa situazione, siamo tutti su questa zattera, però dobbiamo provare a remare anche solo con le mani, ma tutti nello stesso verso, perché solo così ce la faremo. Grazie davvero Maria Teresa per le tue parole, perché sono sempre fantastiche, come sei fantastica tu. Grazie di essere stata qui con noi. Gli amici di Poltronissima del CDH ti abbracciano virtualmente fortissimo. Luca e Max lo sai che ti vogliono tanto bene e grazie come sempre. Di quando noi ti chiamiamo tu arrivi, e grazie davvero. Infatti, grazie. E grazie a Roberto per questo progetto bellissimo. Vero. Grazie. Ciao. Ciao.